Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Passione Acquatica. Allora, inizio questo video ringraziando le persone che mi seguono sia su YouTube sia su Instagram, sicché grazie a tutti. Allora, sono qui insieme a Christian a Ciao ragazzi. fare quest'altro video. Come si era detto in precedenza nel video che si è fatto insieme all'H2O a giugno, e avevamo detto che avevamo un progetto, un'altra pescata. Siamo ad Acquatica a Frassineto Po. Oggi è lunedì 5 settembre e andremo via sabato mattina, che è il 10 di settembre. 5 giorni, 5 notti, 6 giorni, insomma, una discreta pescata. Siamo alla postazione numero 9, abbiamo appena finito di montare. Sono le 2:30 di pomeriggio e siamo arrivati intorno alle 10:30 o 11 stamani. E per ora ovviamente non si è preso niente, speriamo di prendere qualche cosa, insomma di metterla sul video. Qui in postazione 9 si può usare la barca, la pesca è prevalentemente nella parte opposta del lago, circa un centinaio di metri, insomma su per giù, nel sottoriva. Abbiamo tutti i canneti, quindi almeno personalmente io ho impostato la pesca praticamente totalmente dall'altra parte, su un fondale che oscilla tra 5 e 10 metri. Ovviamente l'ho messo un po' a scalare. E abbiamo la possibilità di usare una quarta canna, e la quarta canna ovviamente laterale, e ne sottoriva con il mais. E speriamo bene. Passo la parola a Christian, che già conoscete dall'altro video, e vediamo un po' quello che ci racconta. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Niente, anch'io come Angelo più o meno sto pescando con tre canne dalla parte opposta, soltanto una sui 9 metri a 20 metri dalla sponda e la quarta canna col mais sottoriva. Niente, siamo in attesa, poche ore di pesca, vediamo quello che succede. Un pochino stanchi ora, Sì, sai. e ora si fa un po' di relax e vediamo. E ci aggiorniamo presto. Ciao per ora. Allora ragazzi, scappotto serale dopo una giornata in silenzio. Cuoiettina 8,2 kg. Scappotto. O vai. Allora, c'è lo scappotto anche per Cristian alle 4 di notte. Ciao ragazzi, salve a tutti. Faccio vedere visite notturne. Mais sottoriva, piccola reginotta. Perfetto. Giovane e sana. Vai, grandi ragazzi. Anderistia. Allora ragazzi, la sorellastra di quella lì di ieri sera. Oggi tutto il giorno in silenzio. Poco manca qualche grammo a 8 kg. Una cogliettina. E si va a rilasciare. E speriamo venga la mamma, come dico sempre. Appena fatto la doccia, quindi cerco di non sporcarmi. Dai, bella. Dai, forza ragazzi, non molliamo, eh. Allora, raga, regina, reginotta, 9 kg, si alza un attimo, sempre serale, eccola qua, bella, però la taglia rimane sempre la solita per ora. Questa ha mangiato mais bilanciato. Vediamo se ci si fa a liberarla insieme a tutti i video.
sta una bella guerra questa lì. Vai. Libera. Dai raga. Ciao ragazzi, buongiorno. Come vedete ho ancora il giacchetto salvagente perché sono appena tornato dal tour delle calate di tutte le mie canne. Stanotte, dopo la cattura di ieri sera alla regina, non è successo più niente. Qualche sbippata, ma nessun pesce. Ora è partito Christian a calare. Io ho messo a fare un caffè. Ora quando torna ci prendiamo un caffè insieme con Christian. E poi dopo andremo insieme a farvi vedere dove andiamo a posizionare le canne. Andiamo io e Christian insieme e lui vi spiegherà due cose. A dopo! Allora raga, si parte. Visto. Si va a fare la calata insieme, vai. Fa la missione. Vai. Allora, siamo appena partiti. Christian alla guida per trovare lo spot, insomma, dove si va a calare questa canna, e ci vediamo all'arrivo in postazione. Allora, siamo arrivati in postazione dove caleremo la canna. Come vedete, qui abbiamo circa 3 metri e mezzo, 4 metri. Siamo a ridosso del canneto, come potete vedere. E ora sentiamo Christian quello che fa e quello che ci vuol dire. Io mi siedo. Niente ragazzi, ho preparato un innesco alla frutta, omino di neve, 15-12. Ho soltanto aggiunto una piccola calzettina protettiva anti-tartarughe o gamberi, che ho trovato delle palline morse. E niente, il punto in cui ho scelto di calare è qui davanti a questo canneto qui. E niente, procedo con la pasturazione. Una pallina. Stamani abbiamo un po' di venticellino, quindi dobbiamo correggere sempre con il motore la posizione, insomma, di pasturazione e di mesca in pesca del terminale, insomma, perché il vento tende sempre un pochino a muovere. Quando si dissolve lentamente, sì, un po' di sfumatura. A questo punto un'altra pila di pelle anche per arricchire il piatto. Piatto ricco, mi ci ficco, sì. Speriamo. Ecco. A questo punto proteggo l'innesco una piccola pallina di pastura, tanto per proteggere l'amo da eventuali appigli. Sì. Chi segue i miei video lo sa, perché anch'io faccio la stessa tecnica, insomma. Così scoprite anche dove imparo qualche cosa di utile. Vabbè. Il grande maestro Angelo. Grazie. Quindi procediamo. Ci aggiungo. No, vabbè, comunque questa cosa della pastura non è una cosa, cioè secondo me è una cosa utile, Sì, io l'ho trovata abbastanza valida, sì, che per copertura dell'amo, cala l'esca più velocemente. Protezione e pasturazione. Pasturazione direttamente. Esatto. Adesso mi riporto un attimo in posizione perché... Te l'ho detto, stamani... Si prepara per essere girato. Il vento... Come vedete ancora si vede... Sì. La pasturazione. Un po' di sfumatura, Perfetto. Ecco. Calare l'esca lentamente mentre mi allontano con la barca già in posizione di
nella direzione, aspetto il filo che si stende e si parte. Punta della canna in acqua, sì. Filo per la tensione in mano, l'altra mano alla guida. Vai, ci vediamo all'arrivo allora. Ciao ragazzi, speriamo bene. Allora, appena ritornati, Christian posizionato la canna, eh? E speriamo che... Tutto ok. Speriamo di avere qualche buon frutto. Che dire, speriamo. Ci aggiorniamo, raga. Ciao ragazzi. Allora, raga, 4 di pomeriggio, coiettina sulle palline alla frutta, 7 kg, piccina, però... è sempre un pesciotto bello scuro. Dai, non molliamo e si libera. Oh, vai. Vai. Va bella. Forza raga, forza. Allora ragazzi, non ci muoviamo da questa grandezza, quasi sotto il temporale, sta tornando in lontananza e niente, solita specchiotta, ovviamente non pesata, 6/8 kg insomma. Psst. Eccola là. E si libera subito e ci si va a ripararle. Speriamo non venga giù il diluvio universale. Dai ragazzi, forse speriamo non piova. Ciao raga, e niente, siamo arrivati a giovedì pomeriggio. Come avete visto, qualche pesce l'abbiamo fatto, non tanti e neanche grossi, però vabbè, da qualche cosa abbiamo visto. È rimasto ancora 2 giorni, perché la nostra partenza sarà sabato mattina, e niente, speriamo di farvi vedere qualche altra cosa. Intanto qui c'è Christian, come l'altra volta si lascia il suo angolino tecnico e l'altra volta di rig in fluorocarbon, Christian? E sì. Questa volta invece sì. Che ci fai vedere? Dici un po'. Questa volta niente, vi faccio vedere come la preparazione di un leadcore, come si può preparare un leadcore con piombo a perdere oppure anche in line. E le tipologie sono 2. E niente, vi illustrerò più o meno passo passo quello che so fare, che ho imparato io, e niente, spero vi piaccia e che vi serva d'aiuto e che sia utile. Perfetto, allora ora vediamo Christian che ci illustra la formazione di un LED, la costruzione di un LED. Vai. Ok, a dopo. Ciao ragazzi, come vi ho detto, adesso vi illustrerò come si può costruire un leadcore. Andiamo a vedere i componenti e l'occorrente che serve. Quindi abbiamo un filato rivestito, anzi, ho un'anima interna in piombo che è apposta per il leadcore. Una semplice girella, io uso quelle a sgancio rapido, ma niente vieta una semplice girella normale. Un cone e un clip nel caso andremo a costruire un leadcore col piombo a perdere, e io ho preparato una forbice, un accendino come si usa per bruciare, e della colla Loctite per fissare il tutto. Adesso vi andrò a illustrare come si può costruire. Per realizzare un leadcore da circa 80 cm abbiamo bisogno di circa 1 metro di materiale. Andiamo a dare una misurata, tanto per rendervi conto, ecco qua, 100 cm circa, poi se è 95, 105, anche 90 va benissimo, verrà solamente più corto, non è un problema. Vediamo la parte interessata, a questo punto andiamo a rimuovere perlomeno un 10-12 cm di anima interna, la togliamo. Qua. Lasciamo perché dove andremo a creare il cappio sia morbida, vedete? Di qua per il momento portiamo l'anima interna fuori,
ecco qua, la blocchiamo e la teniamo ferma. Adesso stendiamo per benino, tenendo l'anima ferma all'interno, fino ad arrivare alla parte con l'anima senza anima. Eccola qua, vedete? A questo punto procediamo. In questo caso bisogna usare questo ago un po' particolare, che è molto sottile e delicatissimo. Si trovano in commercio, sono fatti apposta per i leadcore. Quindi, scusa se ti interrompo, anche se sembra quello lì classico delle boles, sì, è fatto apposta per il leadcore. È fatto uguale, praticamente identico, soltanto è praticamente un terzo di un ago normale di spessore, di finezza e tutto. Bene. Serve appunto per passare con l'anima interna dentro. Perfetto. A questo punto vi faccio vedere come procedo io. Io vado a trovare la parte iniziale morbida, senza anima interna, eccola qua. Lo tengo in mano così. Vado a inserire la testa dell'ago dentro, facendo ruotare l'ago. Vedete? Ecco, a questo punto mi sto inserendo nella parte interna, nell'anima interna del filo, dove prima era alloggiato la parte in piombo. Calcolando che questa è la prima asola, quella che andrà legata alla lenza madre, quindi io la faccio sempre un pochino più grossa per avere più praticità per poi passare il filo quando andiamo a collegare. A questo punto faccio uscire la testa dell'ago, vedete? Creo un cappiettino della lunghezza più o meno, vi consiglio sempre, scusate, di lasciare la lunghezza in modo da poter tornare indietro fino a uscire, che è così. Cappiettino, devo poter tornare indietro, quindi questa è una lunghezza già idonea e possiamo andare a chiudere. Vado a prendere sempre uguale con la testa dentro per metà, lo faccio uscire, lo blocco e cerco di portarlo con questo movimento all'interno, facendolo scorrere. Accompagno. Ecco qua. Siamo quasi in fondo, nella parte un pochino più complessa, ma con un po', ecco qua, con un po' di abilità e un po' di esperienza siamo riusciti a portare il nostro filamento indietro fino a farlo uscire sempre tornando indietro nell'anima interna. Bene, a questo punto stendiamo bene il nostro cappio, andiamo poi a ripulire la parte in eccesso. Io adotto sempre, scusate, coccio un pochino, io gli faccio sempre questa cosa qui, un po' tutte le trecce, così da impedirgli già di tornare indietro da sé. Poi dopo vi illustrerò il fissaggio definitivo di questa cosa qui. Adesso andiamo avanti, procediamo con la parte opposta, dove abbiamo lasciato la parte con la testa, andiamo a rimuovere i soliti 12, 13, 15 centimetri, tanto quello non importa, senza esagerare ovviamente, perché... quindi io vado, a questo punto vedete, come vedete l'anima interna si è spostata leggermente, io vado a prenderla, l'accompagno fino a riportarla in fondo. Via. Ecco qua, una volta arrivati in fondo con l'anima interna, nella parte già fissata, andiamo a stendere il nostro filo fino a trovare la parte senza anima interna, che in questo caso è proprio qua. E niente, adesso procediamo alla solita maniera, però prima di fare questo, consiglio è passare il cono e la clip. Adesso io userò il solito ago, questo qui,
potete usare benissimo un altro ago da innesco qualsiasi tipo. Ecco qua. Scusate. Ecco qua. Ecco qui, una volta passati con il clip li possiamo lasciare pronti. Andiamo e procediamo nella solita maniera di prima. Prendiamo il nostro ago, andiamo a inserire la testa dell'ago più vicino possibile alla parte rigida, in questo caso è qui. Facciamo questa rotazione di 180 gradi, cercando di rimanere dentro l'anima del nostro leadcore. Ecco qua. Fate sempre la misura. Questa asola qui può venire anche più piccola, tanto ci deve alloggiare soltanto la girella, quindi, ma noi siamo stati generosi e la facciamo così. Ecco qua, solita procedura, facciamo uscire l'ago. In questo caso, prima di andare a prendere il nostro filo per tirarlo dentro, passiamo la nostra girella. Altrimenti dopo avremo un cappio chiuso e non possiamo più passarlo. Una volta fatto questo, andiamo a fare la solita procedura di prima. Infiliamo per metà del nostro filo, chiudiamo la linguetta e andiamo piano piano accompagnando il filo dolcemente, senza strizzare troppo, altrimenti non passa. Ecco qua, piano piano, ecco qua, il nostro filo è uscito, tornato indietro. Adesso possiamo stendere, possiamo anche tirarlo se vogliamo un'asola più piccola, possiamo accorciarlo come vogliamo a piacimento. Ecco qua, questa secondo me è una misura giusta per contenere una girella, un po' di libertà. Andiamo a rimuovere l'eccesso, stessa procedura di prima. Vado a bruciare per creare proprio... Ma partenza dal vivo? Non sì. Ci posso credere. Scusate ragazzi. Bello! Speriamo parta. C'è Cristian? No. Ah, peccato. Vabbè, ci riassestiamo e si riprende dopo. E niente ragazzi, la partenza in diretta purtroppo poi è andata male, non ha portato nessun pesce a guadino. E niente, riprendiamo da dove eravamo, e avevo appena eliminato e bruciato l'eccesso, come avevamo fatto dall'altra parte. Ed ecco qua, praticamente il nostro leadcore è già completato. Come vedete, con un leadcore da 100, un leadcore iniziale da 100 cm, andiamo ad ottenere un leadcore, come vi dicevo, intorno agli 80-83 cm, come in questo caso, che non fa nessuna differenza se fosse stato 75 oppure 85. Quello è a piacimento di ognuno come piace pescare. E niente, il tocco finale di questo, diciamo, strumento attrezzatura, il fissaggio finale è andiamo a prendere la nostra ben amata Loctite e andiamo a dare soltanto dei semplici piccoli punti all'inizio, qualcheduno nel mezzo e uno sulla parte finale alla fine. In questo caso lasciamo asciugare, roteando si stenderà un po' da sé. Oppure possiamo accompagnare per spalmare la nostra Loctite su tutta la superficie. Ecco qua. Stessa cosa dall'altra parte. Un piccolo puntino qui, uno qui e uno qui.
prendere uno stuzzicadenti, in questo caso io sto usando il filo di piombo in eccesso che abbiamo tolto. Ecco, il nostro LED ora è pronto, lasciamo asciugare per qualche minuto, lo appendiamo qua, ci mettiamo la nostra forbice per non farlo cadere. E in questo caso niente, la procedura è finita, l'illustro, abbiamo, in questo caso abbiamo creato un LED con piombo a perdere, vi faccio vedere che è possibile anche usarlo per la pesca inline, quindi andremo a creare la solita asola con la nostra girella, in quest'altro caso invece di passare con il clip passeremo un bel piombo inline del peso a piacimento e niente, lo portiamo in fondo alla nostra girella, pronta per essere agganciata con un bel finale e voilà, il nostro LED inline è pronto. Anche questo, come vedete, ha una misura di circa 80-85 cm perché io parto sempre da un metro di filo per avere il risultato di questa lunghezza. Niente, spero vi possa essere utile, spero vi sia piaciuto e fa molto piacere poter essere d'aiuto a qualcuno che magari ha le prime armi, perché come ho imparato io, e qualcuno sicuramente potrà far comodo questa cosa. Niente, vi saluto, ciao ragazzi, bene, alla prossima. Scusa un attimo Lisse, ti volevo fare una domanda, ma ora quello lì secondo te è già fatto o è meglio aspettare qualche secondo per fargli vedere alle persone? Dipende anche dal tipo di loctite. Io questa loctite qui, guarda, già al tatto è asciutta. Comunque, 2 minuti in più. Ok, quindi la clip va messa a battuta, giusto? Sì, poi portiamo, una volta che abbiamo la colla secca, portiamo tutto a battuta. Ok. Vedete? Sì, ecco, sì, qua. Va bene, va bene. La nostra clip entra dentro, poi... E lì, finale, con attacco rapido. Finale, piacimento e attacco per la lenza madre. Perfetto. Questi sono i due LED. Grazie Cristian, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Ragazzi, finalmente una cattura degna, diciamo, di questa sessione, che finora è andata un po' magra. Regina, 21,8 kg. La alzo e poi si libera insieme. Spettacolare. Nel sottoriva con il mais, bella di uomo. Abbiamo un po' la luce contraria, non so se si vede bene, ma vai, andiamo a liberarla insieme. Vai, questa è da bagnetto, eh. Questo è da bagnettino. Un attimo, che riprendo un attimino, si rialza un secondo e gli si dà la via, eh? Comunque rende l'idea, eh? Ciao bella! E grazie di avermi fatto divertire. È stato un bel combattimento, un pochino si è stempiata anche lei. Forza ragazzi, forza, mai mollare, perché questa è arrivata praticamente il quarto giorno di pesca. Mai mollare ragazzi, dai. Ciao ragazzi, finalmente dopo 3 giorni e mezzo
siamo riusciti a prendere un nuovo spot di pesca di stamani, una bella carpettina. Grande Cristian. È enorme, però dai, fa sempre piacere. Va bene. Una visitina notturna. Vai, ora si rilascia. Oh vai. Là. Dai ragazzi, speriamo bene, speriamo venga la mamma e il babbo, dai. Grande. Ragazzi, catturina inaspettata, storione, pescare a car fishing capita. Ecco qua, bello. E si libera, dai. Ah, bello, era meglio una carpa, ma anche lo storione fa parte della Macedonia, dai. Ciao raga, allora siamo arrivati al venerdì pomeriggio e dopo lo storione di ieri sera non è successo più niente, qualche bip stanotte ma niente particolare. Siamo qui a salutare Cristian e lui saluterà voi, e per un impegno un pochino improvviso devo andare via, tutto a posto, però insomma devo andare via e quindi mi farò l'ultima notte da solo, e se non succede niente ci vediamo domani mattina, se no speriamo con qualche pesce. Niente ragazzi, la sessione non è andata benissimo, non ho avuto grandissimi risultati, però sono stati 5 giorni diciamo in santa pace, in ottima compagnia, massimo relax, siamo stati benissimo, poteva andare meglio come può sempre andare meglio, e niente, vi saluto e grazie, alla prossima sessione e speriamo di vederci presto un'altra volta sempre con Cristian, e lo ringraziamo per il suo angolo tecnico. Ciao, ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno, come vedete ho smontato tutto, siamo arrivati alla conclusione anche di questa pescata qui ad Aquatica Lake di settembre. Dopo che è andato via Cristian ieri ho avuto una partenza stanotte, purtroppo mi si è slamata nel sottoriva, ma comunque era una carpa, l'ho vista bene, era un cuoio di 7-8 kg, peccato, ma comunque 10-12 partenze, 8-9 pesci a guadino con lo spicco di quella regina di 21,8 kg, per fortuna, perché diciamo ha alzato un attimino la situazione della pescata. Niente, a questo punto ragazzi io vi saluto, vi ringrazio che avete visto il video, vi ricordo di attivare la campanellina, almeno così quando metto un video nuovo comunque siete sempre aggiornati, e niente, vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima, sperando che possa mettere presto un altro video su YouTube. Ciao ragazzi e grazie ancora di seguirmi. Ciao ciao!